iniziata la preparazione da qualche giorno anche per il Mutignano. Intanto un'occhiata al girone. Il girone B, a detta di molti, è quello un po' più complicato. Ma credo che sulla carta il girone B sia quello più difficile di promozione. Poi ogni girone ha le sue difficoltà, però credo che per organici quello del girone B sia quello più competitivo. C'è una campagna acquisti in corso, ma che squadra sta nascendo? Ma noi abbiamo tenuto l'ossatura dell'anno scorso, abbiamo preso solo 3 giocatori, quindi cercheremo di ripetere il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo partiti con questo organico per scelta e quindi cercheremo di toglierci delle soddisfazioni, nonostante sappiamo che sulla carta ci stanno squadre molto più forti di noi. Possiamo dire che si riparte dalla seconda parte della scorsa stagione, dove avete sfiorato letteralmente per centimetri una finale playoff. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo finale di campionato, ma come ho detto a loro, l'anno scorso fa parte del passato, nel calcio già ieri è passato, quindi si deve ricominciare da zero sapendo che c'è da lottare, c'è da soffrire, ci sarà un campionato particolare perché c'è la riforma e quindi sono pochissime le squadre che non dovranno dire nulla. Noi cercheremo di farci trovare pronti per l'inizio del campionato, perché comunque nel calcio, ho detto già loro, non vincono sempre i più forti ma alcune volte i più bravi.